Se vuole dato, se non viene altro, se non è prestato, vuol dire che abbiamo perso. Allora, io credo che cercano sempre di giocare da me. È un vantaggio per noi, se siamo bravi, è un vantaggio per noi. Credo che si è fatto prendere fuori tre volte con la palla che arriva a raso terra, posso capire se ti scavalcano, ma a raso terra la palla arriva terzino, quindi trova la posizione per poter attaccare sia il difensore centrale che coprire il terzino. Di qui l'abbiamo fatto un po' meglio e abbiamo conquistato con il centro basso. Di là sono riuscito a uscire. Quindi bisogna cercare di giocarlo dal portiere, quindi cerchiamo di essere attenti subito, finita l'azione, ci mettiamo subito in posizione. Centrocampista centrale, l'ho detto a Ferro, adesso entra. È chiaro che subito quando la palla c'è la portiera lo prende Ghino, ma poi è del centrocampista centrale nostro, e quindi lì dovrebbe andare a pressare, chiude, tanto loro hanno un attaccante, noi abbiamo due difensori, non è che dobbiamo stare in 3 contro 1, quindi il nostro centrocampista centrale esce sul centrocampista centrale loro, adesso era l'otto, non so se sarà ancora l'otto, però esci te, è tuo colore, è il tuo avversario, quindi quando parte la palla al portiere subito lo prende Ghillo, ma dopo nello sviluppo dell'azione, quello ci deve andare il centrocampista centrale nostro. Adesso entra Samu, poi da destra Vena, Olio, Vicco e Giamma, centrocampo, credo, faccio una capita centrale, muovi è di così, che si inseriscono verticalmente, abbiamo già altri due centrocampisti, quindi cerca di rimanere lì in zona e di fare movimento soprattutto orizzontale, centrodestra Mora, centrosinistra Traiescu. A destra mettiamo Napo, Ghillo e Momo. Ok? Dai ragazzi, non è semplice la partita, Quindi stiamo attaccati e cerchiamo di sbloccarla ancora. Va bene? Dai, via. Dai ragazzi, dai! Dai. Ragazzi, felpa e casacca. Anche se avete caldo, ve la mettete comunque. Forza. Prendete una, ve la mettete, mezzo, casacca. Forza, subito bene, dai! Vai bene, dai bene, forza!